Come successe per i Trio Jetter e Vatta Takeo, quindi rispettivamente i piloti del Trio Jetter dei Robot anni 80 e di Trider G7 con Vatta Takeo il pilota, oggi vediamo, come avete visto dal titolo, Actarus. Bentornati e bentornate carissimi amici e amiche, voi creativi e creative. Sì, questo è il canale che fa per voi che volete fare le cose con le vostre manine, che sono le cose essenziali, quelle belle fatte a mano, non perché io sia di parte, un po' lo sono, ma essendo artigiano, insomma, un velo di partigianità ci deve essere. E come negli altri video, che poi vi linkerò magari sotto in descrizione o vi lascio qua sopra nelle schede, mentre guardate il video vedete passare delle schede, queste schede che appaiono di qua sono quelle che vi portano ai video precedenti, in questo caso sia del Trio Jetter e poi anche di Vatta Takeo, che sono i personaggi che finora ho realizzato da zero e ovviamente vi sto facendo vedere come sto andando avanti, questa sorta di diario del fabbricatore pazzo io, che vado a, insomma, disegnarmi in 3D, in questo caso dei personaggi, perché sono personaggi replicabili, perché i personaggi sono sempre quelli, farli una volta e scolpirli a mano non avrebbe senso, come vi ho detto in altri video. E oggi vediamo uno dei miti di tantissime persone, appunto, che amano i robottoni degli anni 80 e non solo in realtà. E questo meraviglioso personaggio è uno di quei personaggi che a me piace tantissimo, soprattutto per la questione di tuta. Non so come spiegarvelo. Ci sono quei piloti che dici: ah sì, è bello, carismatico, eh? Però magari la tutina non è il massimo, insomma, magari non ha proprio tanti colori o comunque non sono abbinati bene o è molto scialba, molto povera. Questa è una delle, diciamo, tute che mi piace assolutamente di più. Actarus è un mito, almeno sotto il mio punto di vista, per quel motivo innanzitutto, perché Goldrake io l'ho vissuto quando ero molto piccolo, quindi non l'ho vissuto bene e a pieno. Ho vissuto a pieno quelli successivi, dal grande Mazinga in poi li ho vissuti un po' meglio. Mentre il Mazinga Z e il Goldrake, come ho detto nel video del Vatta Takeo, direi che li ho vissuti veramente poco. Li ho vissuti di più da grande, quando sono riuscito a recuperare i cofanetti, quando mi sono visto le varie serie complete. Insomma, mi è rimasto più nel cuore dal grande Mazinga in poi, ma anche gli altri due sono nel cuore perché sono comunque dei robottoni gonagaiani. E devo dire che facendo questi piloti, più ne fai, insomma, l'appetito viene mangiando. E intanto, come nell'altro video, senza troppe spiegazioni, perché la spiegazione sarebbe identica, li ho disegnati in 3D con vari programmi. In alcuni casi uso Blender, in alcuni casi uso Fusion, in altri uso la combinazione di Fusion, poi Blender o viceversa, e poi passo in ZBrush per fare magari delle sculture, degli aggiustamenti con la tavoletta grafica. Insomma, la struttura del mio lavoro in questo caso è sempre quella. Non ha tante differenze perché non ce ne sono di differenze. I software sono quelli, come posso fare i miei personaggi è così ed è in quel modo, e quindi non ci sono tante spiegazioni. Quindi andiamo avanti col video e andiamo a vedere come è fatto questo Actarus.
L'avete visto sul girello e io invece adesso ve lo faccio vedere qua a mano. Come al solito, la dimensione è standard a quello che è il mio standard, cioè quello che ho pensato io per questi piloti, quindi una grandezza tale che riesce ad avere un impatto visivo abbastanza buono, riesco a dipingerli senza nessun tipo di difficoltà e riesco comunque a far saltare fuori comunque dei dettagli, cosa che magari un po' più piccoli sarebbe difficile. Per esempio Watta Takeo, che è piccolino, fatto a 2,5 cm, che ho realizzato anche quello, effettivamente gli occhi non riesce a dipingerli, verrebbe brutto anche solo accennare il puntino bianco, non avrebbe molto senso, verrebbe brutto, quindi è meglio lasciarlo senza, così con rosa, anche perché è piccolino, non si vedrebbe assolutamente. Questo Actarus a me piace tantissimo perché ci sono tanti colori e a mio avviso messi bene, messi nel posto giusto soprattutto. Come colori ho usato i Valeo, che insomma sono i colori che amo di più usare per questo tipo di cose, perché hanno una resa sia cromatica che pennellabile, passatemi il termine, molto molto buona, e soprattutto lascia la parte, se non gli date un lucido, o piuttosto io difficilmente do un lucido perché secondo me non ha senso una statuina del genere fatta in colori anime, quindi senza sfumature, senza niente, neanche i lavaggi, perché non ha senso farlo su una statuina che poi deve riguardare un anime. Nell'anime non c'erano tutte queste sfumature, quindi non ha molto senso. Però devo dire che questi colori lasciano anche la figure un po' gommata, perché questi colori sono un po' gommati, coprono tanto, coprono bene e sono un po' gommati, quindi al tocco e a eventuali micro cadute non danneggiano né il pezzo né la vernice stessa. Quindi io metto qua in fondo, perché se no voi non lo vedete, esatto, lì lo vedete, stavo guardando se lo vedevate o meno. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, come al solito mettete sotto tutti i commenti che volete, qualsiasi cosa. Sto guardando i vecchi commenti sotto al video di Watta Takeo, dove mi avete messo alcuni piloti che non sono propriamente famosi, insomma sono magari di serie un po' minori, e ci sto facendo un pensierino soprattutto su uno che non avevo ancora pensato, e ci sto facendo un pensierino, insomma sto guardando come riuscire a incastrare le cose per realizzarlo, ma lo vedrete sicuramente sul canale. Per questo video è tutto, insomma io, Alex e Anime dal Mondo siamo qui per voi, come al solito fate le domande quante volete e noi ci vediamo al prossimo video, mi sembra giusto e doveroso.